quanto lungo e rigido possa essere l'inverno, il miracolo della primavera torna a ripetersi ogni anno. A festeggiare il risveglio della natura, la 22ª edizione della manifestazione Bentornata Primavera, organizzata dall'associazione Insieme Per in collaborazione con Idea Radio e con il patrocinio dell'assessorato alle attività produttive della città di Latiano. Anche quest'anno ce l'abbiamo fatta, io lo pregono sempre al miracolo di San Gennaro, del sangue di San Gennaro, nel senso che in effetti riuscire anche quest'anno a mettere in piedi la 22ª edizione non è stato semplice, ma siamo qui con grande piacere e soprattutto con la grande cornice di pubblico che ogni anno accompagna la nostra manifestazione. Un ricco programma anche quest'anno. Sì, arricchito in particolare quest'anno dalla presenza della banda giovanile delle maggiorette città di Mesagne che partecipano per la prima volta. Fantasilandia è l'appuntamento di tutti gli anni nella mattinata con i bambini, il pomeriggio l'esposizione canina, le scuole di ballo e Salento Sapori per degustare le nostre cose più prelibate. Com'è la risposta dei partecipanti? Ma diciamo che è sempre una discreta risposta in considerazione comunque della precarietà in cui siamo costretti ad operare non avendo a Latiano una struttura idonea per ospitare questo tipo di manifestazioni. Comunque sì, c'è sempre grande entusiasmo, abbiamo degli espositori che sono con noi da tantissimi anni e che se ci tornano evidentemente perché hanno comunque piacere e soddisfazione a stare qui con noi. Abbiamo voluto appunto affiancare l'organizzazione della manifestazione perché è la 22ª edizione, è una manifestazione ormai consolidata, forte della città di Latiano e soprattutto siamo orgogliosi perché l'abbiamo riportata nel centro della città dopo che l'anno scorso è stata fuori e abbiamo voluto appunto affiancare e collaborare con le associazioni che organizzano da sempre questa manifestazione, con i nostri mercatini dell'artigianato, con le nostre associazioni ludico-sportive che hanno fatto animazione per bambini, spettacoli e anche musicali, e postazione trucca bimbi, comunque gonfiabili, scivoli, tutto per famiglie e per bambine e soprattutto abbiamo voluto collaborare finanziariamente con l'organizzazione mettendo la banda della città di Mesagne. Sono ragazzi tra i 18 e i 25 anni, 47 ragazzi che sono nella banda con 10 maggiorette ragazzine e abbiamo dato un po' di colore non solo appunto in piazza Mercato Coperto, luogo della manifestazione, ma anche per le vie cittadine perché abbiamo voluto appunto che la banda passasse per le vie commerciali e del centro storico di Latiano, quindi abbiamo voluto comunque allargare la manifestazione. Siamo orgogliosi perché comunque la manifestazione è andata benissimo, già dalla mattina decine e decine di bambini, centinaia di persone, famiglie, una giornata comunque bellissima di sole, quindi siamo veramente soddisfatti e nel pomeriggio proseguirà la manifestazione fino a sera, quindi invito i miei concittadini comunque a venire in piazza Mercato Coperto per vivere la nostra città. Numerose le sezioni espositive, abbigliamento, arredamento, prodotti biologici e tanto altro, ma anche associazioni di servizi, volontariato e no profit. L'ADOC è un'associazione nazionale per la difesa e l'orientamento dei consumatori. Noi forniamo servizi, informazione e assistenza ai consumatori, siamo campagne sulla corretta alimentazione, aiuto alle famiglie che hanno bisogno di badanti, quanto riguarda anche contenzioso con le bollette, la telefonia, gente che si trova con contratti non firmati, quindi diamo assistenza a tutte queste persone, i consumatori praticamente. Ci troviamo in piazza Cosimo Rubino, presso la Camera Sindacale della UIL, lo sportello è aperto il venerdì dalle 17 alle 19, ci avvaliamo anche di un'assistenza legale della dottoressa De Nitto, che è pronta a dare informazioni su quanto riguarda qualsiasi problematica che può avere un consumatore. L'associazione è un'associazione nazionale, l'APMAR, Associazione Persone con Malattie Reumatiche, e si occupa appunto di raccogliere fondi per garantire il proseguimento della ricerca medico-scientifica in questo campo. E oggi ci siamo anche noi, l'unità operativa di clown terapia dell'ospedale Perino di Brindisi, cioè la scuola internazionale, diamo praticamente una mano per la raccolta di fondi con il face painting, il trucco artistico e con i palloncini colorati. E per qualsiasi informazione ci si può rivolgere alla sede di Lecce dell'APMAR in via Forlanini 26, numero di telefono gratuito 800 984 712.